Ma le sensazioni sono ancora bellissime. Comunque sappiamo che abbiamo fatto una stagione pazzesca, ci siamo regalati questa gioia. Quindi le sensazioni sono ancora forti. Sei in vacanza adesso? Sei tornato a casa? Insomma, come trascorrerai l'estate? Sì, l'estate la trascorrerò a casa, penso. Non mi muoverò moltissimo perché qui ho amici per ragazza, quindi sono a posto qui. Poi, come ti dicevo, ho un negozio e mi dedico anche a questo, che è un'altra delle mie passioni. Senti, più calciatore o più imprenditore, quindi Cicerelli adesso? No. Sempre più perché qua comunque a negozio fanno tutto i miei fratelli, io non ci sono mai, però quando ci sono mi piace stare qui. Senti, a casa come sei stato accolto dopo la promozione? Abbiamo festeggiato anche a casa perché comunque la mia famiglia mi è sempre vicina, quindi ho vissuto tutto con me e niente, quando sono rientrato abbiamo festeggiato alla grande. Di Salerno, che cartolina conservi? Insomma, dei giorni post promozione della festa del venerdì all'Arechi, delle strade imbandierate, insomma, qual è l'immagine che ti porti dentro? Sì, diciamo che ci sono arrivati anche tanti video lunedì di Pescara. Comunque la città era bloccata e comunque erano immagini bellissime che non si possono vedere da tutte le parti. Sì, conservo l'immagine di venerdì quando siamo saliti sulla terrazza e c'erano tutti i tifosi giù. È davvero una bella immagine. Senti, tu hai giocato non sempre dal primo minuto, però sei stato spesso importante quando sei subentrato, no? Castori ti ha un po' definito una sorta di specialista del frazionato. Questa etichetta ti piace oppure ogni calciatore vorrebbe sempre giocare dal primo minuto tutte le partite? Ma vabbè, è normale che comunque un calciatore vuole sempre giocare. Però quando ti trovi in questa situazione, sei bravo a farti trovare pronto. Lui mi ha definito uno spaccapartite, tra virgolette. E niente, io ho cercato sempre di dare il massimo quando venivo chiamato in causa e sono contento che ho dato il mio contributo. Dal punto di vista personale, per quanto riguarda il contributo che hai dato alla squadra, quel gol del Frosinone dove lo collochi? Nella scaletta delle emozioni e soprattutto dell'importanza per la classifica poi che avete conseguito alla fine, perché fu un gol che vi diede 3 punti pesantissimi. Sì, quella è stata un'altra emozione forte, però non posso paragonarlo all'emozione che ho provato a Pescara. Comunque, quando ti accorgi che stai andando veramente in Serie A, quella è stata l'emozione più forte. Il gol col Frosinone lo metto sicuramente tra le emozioni più forti che ho provato quest'anno, però insomma. Quella più forte è stata lì a Pescara. Senti Emanuele, parliamo brevemente anche del futuro. Tu sei un calciatore di proprietà della Lazio. Dove ti vedi l'anno prossimo? Insomma, questa Serie A dove la giocherai? A Salerno? Con la Lazio? Un'altra squadra? Io Insomma, qual spero è di il tuo sì. desiderio? No, io spero di rimanere a Salerno, ovviamente, perché comunque quando ti guardi qualcosa vuoi sempre giocarti le tue carte, però vedremo un po' come andrà a finire anche la storia della società. Ci saranno un po' i quadri più chiari, valuteremo tutto. Io ovviamente la mia preferenza è quella di.